Oggi due sciarpette copertine di Linus protettive, questa tazzina che contiene l'essenza caffeina perché me l'ha regalata mia figlia per Natale e questo dolce vita che me l'ha regalato mio figlio. Per Natale. Quindi così protetto, ve ne dico di tutti i colori. Primo, la povera Chiara Ferragni è lo strumento inconsapevole di una machiavellica, sporca azione finanziaria tesa a danneggiare un'azienda eccellente dell'industria italiana, dolciaria, approfittando del fatto che da un anno e mezzo ha perso il suo leader carismatico, che ben conoscevo, morto troppo giovane mentre faceva un'escursione in montagna colpito da un fulmine, Alberto Balocco. È una sporca operazione finanziaria. Troverete quello che ho capito anche nel mio podcast che si chiama Greg Files sulla piattaforma Spreaker. Troverete venerdì anche su Gente una mia mini inchiesta sul mercato delle armi in Italia, quella pistoletta che dicono che è una pistoletta, piccola pistoletta da borsa usata dallo sprovveduto, diciamo così, parlamentare i Fratelli d'Italia a Capodanno, in realtà è una calibro 22 americana che può ammazzare a un miglio di distanza, cioè a 1 km/600 m. Vi dirò anche che cosa penso di tutta questa buffonata ondata nera, che è una forma di depistaggio per coprire ancora gli assassini di quei poveri ragazzi uccisi nel 1978 davanti a una sezione H. Laurenze del Movimento Sociale a Roma. Dopo 45 anni ancora non sono stati assicurati alla giustizia gli assassini. Qualcuno sa, ma ovviamente non dice nulla. Chissà. Così, se penso ad altri precedenti analoghi, chissà che razza di carriera hanno fatto nel frattempo. Non mi piace essere politicamente corretto, assolutamente. Per cui, Chiara Ferragni dovrebbero smetterla di crocefiggerla perché si prestano il fianco al depistaggio sul vero motivo di quello che sta succedendo, cioè danneggiare un'azienda italiana per poi magari chissà comprarsela. B, quella pistoletta che è finta piccola pistoletta di Capodanno in realtà può ammazzare a 1 miglio di distanza. C, io vorrei sapere chi è stato a uccidere nel 1978 quei ragazzi davanti a una sezione del Movimento Sociale. Questo mi interessa. Buona giornata anche giornalisticamente parlando.